Allora, sì, abbiamo potuto insomma visionare anche un po' più di calma e di tranquillità, visto insomma le modalità a distanza, anche gli emendamenti che poi erano stati insomma molte discussioni poi durante anche le commissioni emergono e quindi anche giusto come dire, dare una continuità al lavoro. E da questo punto di vista voglio lasciare a verbale questa cosa. Allora, sicuramente c'è la necessità che noi abbiamo già approvato un po' di tempo fa una delibera che prevede la reingegnerizzazione della sezione partecipa e questo quindi anche come pubblicazione sul portale istituzionale. Quindi questa cosa va assolutamente attuata e rinforzata e quindi nella discussione che poi ci sarà nel bilancio e sul DUP. Io stesso, ma anche insomma con gli altri colleghi, si cerca di andare anche in continuità con questa richiesta che ci possa essere la pubblicazione poi effettivamente sull'home page, ecco, istituzionale della sezione partecipe, quindi per consentire effettivamente in modo molto semplice alla cittadinanza di accedere poi a questa sezione, quindi così da poterne facilitare l'utilizzo. Sembra una cosa assolutamente ragionevole, che assolutamente, come ho detto, va in linea anche con altri atti che insomma abbiamo approvato, quindi assolutamente senza alcun tipo di problema. Quindi seguirà poi, non oggi, ma nell'ambito della discussione del bilancio di previsione del DUP, un atto per avviare anche questo tipo di attività. E quindi sono abbastanza soddisfatto del fatto che comunque questa sia una delibera che trova anche, ecco, insomma, una partecipazione, una sinergia che ci consente poi di approvarla con una certa forza, perché comunque è uno strumento che esiste, come già detto, Unione Europea, altri istituti, addirittura, ecco, il Parlamento italiano oggi prevede le petizioni inviate via mail. Noi oggi, insomma, stiamo facendo un grande passo in avanti da questo punto di vista e credo che potrà beneficiarne sicuramente tutta la cittadinanza. Grazie.